Buonasera. Buonasera a tutti. Eccomi di nuovo con voi. Oserei dire che sarete quasi stufi di vedermi. Come state? Nel frattempo apro dal cellulare. Così vedo se sono veramente in diretta. Buonasera Giuseppe, ecco, vedo 5 occhietti. Mi sentite, mi vedete bene? Scusate se guardo sul cellulare, ma le notifiche mi arrivano prima sul cellulare, quindi mi è più facile capire, e se potete scrivermi appunto se si sente e si vede bene, ve ne sarei grata. Ciao Mari. La Mari che fa dei dolcetti spettacolari. Buonasera Anna. Ciao Giorgia. Ciao. Buonasera Giusy. Buonasera Stefano. Ciao. Stefano dice che si vede e si sente. Anche Giorgia si vede e si sente bene. Rinnovo i miei saluti per chi è entrato ora. Grazie Stefania. Grazie Anna. Grazie Giuseppe, ti piace il mio albero? Mi sono impegnata tanto. E lo volevo arcobalenoso quest'anno, vediamo, così forse si vede un pochino di più. Ciao Antonella, che bel cuore. Scusate, bevo un goccio d'acqua. Allora, questa sera vorrei aprire la diretta donandovi una ricetta di bellezza, visto che siamo vicini alle feste. Grazie Giuseppe, grazie mille. E quindi ho pensato una ricettina per voi, ma questa ricetta che è stasera per i capelli, ok? Visto l'avvicinarsi di cene, pranzi, incontri, natalizi, no? Non sempre si ha bisogno di andare, si riesce ad andare dal parrucchiere, quindi possiamo aiutarci a casa. Ciao tesoro mio, ciao Maila, ciao. Ci sentiamo poi per gli auguri, eh? Sole dice buonasera a tutti, anime, vi mando luce immensa. Complimenti, ieri ho sentito il tuo percorso e mi sono commossa. Grazie Sole. Grazie mille, grazie, buonasera Michela. Quindi dicevo, voglio donarvi una super ricetta di bellezza che va bene per uomini e donne, perché oltre a lavorare effettivamente sui nostri capelli, lavora proprio anche sul campo energetico, soprattutto a livello del chakra della corona. Quali sono gli ingredienti di questa ricetta? Semplicissimi. Abbiamo bisogno di 3 cristalli, anzi vi lascio un minuto, uno, due, per prendervi carta e penna, perché così ve la segnate che può sempre venirvi utile. Nel frattempo leggo, buonasera Michela, leggo Dea che scrive, buonasera Manuela, dopo la magia della tua diretta di ieri sera, stasera mi ci vuole un miracolo. Oddio, per i miracoli ci stiamo organizzando, ci proviamo. Stiamo organizzando, vediamo di fare il possibile. Allora, per chi vuole, spero abbia preso carta e penna e vi mostro i 3 semplici ingredienti che ci servono. Ci serviranno un'ametista brasiliana, quindi la semplice ametista violacea trasparente, un'ametista uruguaiana. E
un capel di Venere. Diciamo che questo è enorme, ne basta uno anche più piccino, eh? Basta che abbia del rutilio all'interno, che sarebbero quei capellini color oro. Capel di Venere è questa pietra che contiene rutilio oppure si chiama quarzo rutilato. Ok, cosa facciamo di questi tre cristalli? Innanzitutto prenderemo un bicchiere trasparente, senza disegni, senza segnature, quindi questo non andrebbe bene, quindi è meglio un bicchiere neutro. Ma se proprio non lo avete e a qualche greca va bene lo stesso. L'importante è che non abbia scritte. È divertente vedere il colore dell'albero nell'acqua, vero? Mi sta ipnotizzando. Quindi prendiamo. Ho detto uno, invece non è vero. Abbiamo bisogno di due bicchieri trasparenti. Prenderemo la nostra ametista uruguaiana e il nostro capel di Venere. E le inseriamo una per bicchiere, dopodiché la riempiamo il bicchiere con dell'acqua di bottiglia, quindi preferibilmente non del rubinetto. In caso non aveste l'acqua di bottiglia, va benissimo anche quella del rubinetto. Lasciamo in fusione il cristallo nell'acqua per un quarto d'ora, ma anche mezz'ora. Quindi due bicchieri, un cristallo per bicchiere e riempiamo di acqua. Poi cosa andremo a fare? Andiamo a fare la nostra doccia, ok? Ci bagniamo la cute. Una volta che ben bagnata, prenderemo la nostra ametista brasiliana e andremo a massaggiarla sulla cute, spostando i capelli, ok? Facciamo una lieve pressione, supponiamo che sia la cute. Una breve pressione dalla parte piatta e facciamo dei movimenti circolari su tutta la cute, andando ad insistere in quattro punti soprattutto. Ve li mostro: all'attaccatura frontale, al centro testa, più o meno dove c'è la fontanella. Alla base del collo, quindi dove finisce l'attaccatura dei capelli, e per ultimo facciamo questo movimento da orecchio a orecchio, andiamo a fare un massaggio sulla cute. Facciamo questo lavoro per qualche minuto, dopodiché possiamo passare allo shampoo. Quindi laviamo bene i capelli. Facciamo un bel massaggio rotatorio rilassante, sciacquiamo molto bene con l'acqua e attenzione, poi andremo a prendere il nostro bicchiere con l'ametista uruguaiana, togliamo l'ametista con un cucchiaino e sciacquiamo la nostra testa con quest'acqua energizzata. Dopodiché passiamo al balsamo o alla maschera, quello che solitamente utilizzate e preferite. Lo lasciamo agire un attimo, pettiniamo i capelli o anche no, dipende da come siete abituati. Sciacquiamo molto bene e l'ultimo risciacquo lo faremo con l'acqua che abbiamo preparato con il nostro capel di Venere. Dopodiché strizziamo bene, quindi non utilizziamo più l'acqua corrente. Andiamo a tamponare e passiamo all'asciugatura. Vi garantisco che la cute si sporcherà meno facilmente, i capelli saranno molto più lucidi e setosi, ok? E avrete proprio un senso di leggerezza a livello della corona, della testa, ma anche fino alle spalle. È abbastanza veloce, funziona molto bene, è anche un momento di relax. Che va bene sia per uomini che per donne, perché ripeto, non lavora solo sui nostri capelli e sulla nostra cute, ma lavora anche nel nostro campo energetico. Una cosa che raccomando sempre, prima di andare a utilizzare i cristalli sul corpo o inserirli nell'acqua da utilizzare quando sono
insomma, come risciacquo, vi consiglio di passare il cristallo con l'alcol buon gusto o l'alcol etilico per disinfettarlo, ok, una passata veloce, sciacquare il cristallo bene bene sotto l'acqua corrente, asciugarlo e cominciare il vostro rituale, ovviamente tutto con le mani pulite. Avete domande? È un lavoro molto veloce, ma ottimo. E porta davvero molta leggerezza. Quindi vi consiglio di provarlo. E riduce, per esempio, tanto anche perché i capelli lunghi e se li tira, cioè non io, perché io di solito li asciugo e come vanno, vanno, infatti sembro sempre un po' un'istrice. Riduce molto il tempo di piega. Quindi se voi vi stirate i capelli, si lisciano più in fretta. Allora, vediamo. Ciao Pat. Ciao Stefania. Mari, non ho capito la domanda per la crescita dei capelli. No, questo, forse sì, ho capito. No, questo non è per stimolare la crescita dei capelli, ma ha un'azione purificante e setificante. Vero che se il vostro squilibrio di crescita dei capelli è dovuto magari a una cute che si sporca facilmente, un po' grassa e quindi va a soffocare il bulbo, il fatto di andare a lavorare con l'ametista vi può aiutare molto, mentre il capello di Venere lavora molto bene sulle nostre lunghezze. Quindi abbiamo fatto un momento estetico, ma non è solo estetico come vi ho detto. Se avete delle domande rispetto a questo rituale, fatemele, altrimenti continuerei con la nostra serata e magari vi chiederò come sono andati in questi giorni, come sono passati questi giorni e se qualcuno di voi ha utilizzato i cristalli che io ho consigliato, se sì, che benefici avete avuto. Quindi nel frattempo io guardo sul cellulare se è arrivato qualche messaggino e attendo le vostre domande, giusto per non continuare a parlare sempre solo io. Tra l'altro stasera mi si attorcigliano le parole. Vediamo se qualcuno ha delle domande. Altrimenti, se non ne avete su questo argomento, vediamo se qualcuno vuol condividere la propria esperienza con i cristalli. Lo faremo ancora per una decina di minuti circa, dopodiché andiamo invece a lavorare con le pietre, che sono qui che attendono con ansia di essere, come posso dire, di svelarsi, ecco, diciamo così. Mi sentite ancora bene? Carolina chiede, per acquistarli come si fa? Allora, Carolina, puoi andare in un negozio di cristalli oppure puoi scrivermi in privato cosa dire? Cercate di trovare un posto fidato per voi. Ciao Denise, ciao. Perché il cristallo almeno arriverà in casa vostra bello pulito, bello sistemato, bello carico, senza interferenze. E ecco, quello puoi scegliere tu dove fare l'acquisto. Ciao Sonia, che bel bacio, che bel cuore. Allora, facciamo una cosa, siccome abbiamo ancora qualche minuto e vi vedo timidi.
Volete fare una piccola meditazione? Vi va? Vi guido in una meditazione, vediamo se qualcuno, se mi date risposta. Carolina dice sì, Oriana dice sì. Mary dice sì. Sì. Sì, Maria Rosa. Sì, meditazione Dea. E Angela dice sono sempre più rari i negozi di cristalli, è vero. Allora, leggo un secondo a Dea e poi facciamo una meditazione. Quindi Dea dice sul lavoro oggi il direttore ha visto un errore che avrei dovuto vedere io. Ma corro, corro sempre e mi era sfuggito. Grave. Mi sono sentita piccola e sbagliata. Cosa potrebbe aiutarmi? Grazie. Allora, innanzitutto potrebbe aiutarti il pensiero che sei umana e che è possibile l'errore. Potrebbe aiutarti anche il pensiero che forse devi mollare un pochino tutta questa corsa. E poi ti consiglio dopo il cristallo, quando iniziamo con i consigli per i cristalli. Allora io direi, siccome vedo tutti sì, di cui uno con tante i, quindi io direi, facciamo la meditazione appoggiandoci all'energia del cuore di quarzo, ialino. Quindi ve lo faccio osservare per un attimo. Così potete entrare in connessione con lui. Ecco, fate un bel respiro e portate questo cuore di cristallo nel vostro terzo occhio. Una volta nel terzo occhio, lasciate che scivoli lentamente, passando per la vostra gola, fino al centro del vostro cuore. Una volta posizionato il cristallo al centro del vostro cuore, esso comincia piano piano a pulsare. Fino ad allinearsi perfettamente con il battito del vostro cuore. Ok, ora che siete connessi, fate un bellissimo respiro. Se avete dell'acqua, bevetene un goccio. Per chi vuole può dare le spalle al computer o al cellulare, mettetevi in una posizione comoda, quella più consona per voi. Vi lascio un attimo per posizionarvi. Chiudete gli occhi e cominciamo. Cominciamo con tre respiri, immaginandoci che l'aria entra dal naso. Arriva nel nostro terzo occhio, lo massaggia, scende fino al nostro cuore e poi buttiamo fuori.
cuore e fuori. Ancora una volta. Terzo occhio. Gola, cuore e fuori. In questo momento immaginatevi di essere seduti su una grande poltrona di cotone bianco e morbida e accogliente. Potete percepire la morbidezza di questo cotone sotto le vostre mani, dietro la vostra schiena, sotto le vostre gambe. E riuscite a percepire questa morbidezza assoluta, morbida e candida. Sotto i vostri piedi, invece, potete percepire la freschezza del pavimento di cristallo trasparente. E attraverso i vostri piedi questo cristallo comincia a vibrare, penetra nei vostri piedi e vi porta una grande energia che piano piano sale su, passa per le ginocchia. Ancora più su fino ad arrivare nel bacino, poi sale ancora, passa per tutta la vostra colonna vertebrale, si espande nelle braccia, nel collo, nella testa, e questa energia fuoriesce dal chakra della corona e si collega a una stella blu, collegandosi alla stella blu. Questo raggio energetico porta luce poi dalla stella verso la vostra testa, dalla testa al collo, al collo nel cuore, nelle braccia, nel vostro busto, nelle vostre gambe e nei vostri piedi. Rimanete per un attimo con questa sensazione. A questo punto potete alzarvi dalla vostra poltrona, guardarvi i piedi e scoprire che sul pavimento di cristallo sono distribuite delle pietre azzurre che vi indicano il cammino. Così, lentamente, un passo alla volta, potete seguire questo percorso. Lentamente, un passo alla volta, con grande leggerezza. E mentre camminate, il pavimento di cristallo vi dona luce ed energia. Un passo dopo l'altro.
fino a raggiungere un grande albero. Questo albero è molto particolare perché appeso ad ogni suo ramo c'è un grande cristallo. Ora date le spalle al tronco e appoggiate la schiena contro il grande albero maestro. E con le braccia dietro la schiena abbracciatelo. Respirate attraverso la vostra schiena l'energia ancestrale della linfa di questo grande albero maestro. È un albero degli dèi. È un albero antico quanto Atlantide. Rimanete in questa sensazione e respirate, respirate e respirate. A questo punto, proprio davanti ai vostri piedi, cadrà una pigna, ma è una pigna speciale. Raccoglietela, apritela e all'interno troverete il vostro cristallo guardiano. Osservatelo e rimanete con la sua energia. Respiratela. Percepitela e addirittura potete ascoltarla. Potrebbe essere che il cristallo vi sussurri una parola o vi mostri un'immagine. Ora estraete il cristallo dalla pigna e posate la pigna ai piedi del grande albero, che verrà riassorbita dalla madre terra. E piano piano tornate alla vostra poltrona di cotone. Un passo alla volta, dolcemente e con tanta, tanta leggerezza. Una volta seduti sulla vostra poltrona, prendete il cristallo e inseritelo nel vostro terzo occhio. Lui comincerà a massaggiarvi e a rendere la vostra chiarovisione più attiva. Comincerà a fare dei movimenti circolari in senso orario, proprio nel vostro terzo occhio. Finito il suo percorso, piano piano scivolerà giù fino a depositarsi al centro del vostro cuore. Quando il cristallo sarà depositato al centro del vostro cuore, ponete tutte e due le mani sul cuore e rimanete nel respiro e ascoltate cosa vi sta donando il cristallo in questo istante. Leggerezza, saggezza, energia.
salute, benessere, gioia, pace ed equilibrio. Rimanete per un attimo in questa energia. Ora il cristallo depositato al centro del vostro cuore comincia a emettere una grande luce color arcobaleno che piano piano si espande in tutto il vostro corpo e poi oltre il vostro corpo fino a riempire tutta la stanza dove siete. Questa energia ancestrale eterea non solo carica voi, ma carica anche qualsiasi oggetto, qualsiasi animale, qualsiasi pianta, qualsiasi minerale che c'è nella vostra stanza. Ora fate un bel respiro e buttate fuori tutti i residui di pesantezza e piano piano tornate qua. Vi lascio un attimo per tornare, chi è già tornato può bere dell'acqua. Se volete condividere com'è andata la meditazione, così io capisco anche se che siete tornati qui con me. Nel frattempo vedo se c'è qualche commento. Allora, Dea ha scritto: Manu, io sento un profumo qui e non so da dove viene. Ho annusato tutto e non capisco. Sembra un profumo sofisticato da profumeria. È una cosa che mi si racconta spesso quando io tengo le meditazioni anche a distanza. Spesso c'è questo riscontro e non so se sia legato all'elisir. Potrebbe essere. Ciao Claudia, che piacere per me vederti. E Rita dice: sì, anche io ho sentito un profumo intenso e caldo, un odore molto caldo. E poi dice: vedo anche una signora giovane con capelli lunghi e bianchi. Ciao Anto, Mary, grazie a te. Dice: serenità e leggerezza. E Claudia invece dice: meravigliosa. Un grande senso di leggerezza e pace, e oggi ero molto agitata. Bene, allora ci voleva Claudia un po' di serenità. Sì, è vero, ho sentito i tuoi messaggi, erano molto in corsa, effettivamente erano molto in corsa. Allora, Stefano invece dice: ho visto un cristallo bianco lucente, brillante, che mi ha sussurrato: credi in te stesso e tanta pace. Beh, direi che è un messaggio potente e esattamente allineato a te. Direi proprio di sì.
Vediamo, io scorro per vedere se ho perso qualcosa. Vediamo se qualcun altro vuole condividere. Oppure per me possiamo cominciare a canalizzare i cristalli, a consigliarvi i cristalli. Vediamo un po'. Allora, bevo un goccio d'acqua, vi lascio ancora un minutino e partiamo. Anna, ciao Anna, io arrivo sempre tardi. Non ti preoccupare Anna, abbiamo appena finito una meditazione molto bella, quindi se vuoi, alla fine della diretta te la puoi andare a riascoltare e te la fai prima di andare a letto. Mari dice, il mio gatto vicino a me si è stiracchiato. Funziona anche con loro, sai, arriva comunque l'energia, si sarà rilassato. Che la mia cagnolina è sul divano che dorme. Ok. Buonasera Cinzia, buonasera. Ok, allora io direi che possiamo iniziare con le domande sui cristalli. Posso consigliarvi il cristallo più adatto a voi. Vi chiedo di essere abbastanza specifici su cosa avete bisogno di sistemare in questo momento, così che io possa consigliarvi al meglio. Buonasera Crispy, vi chiedo, anche per chi è nuovo, di segnarvi i consigli che vi do il nome del cristallo. Perché ve lo dico? Perché io comunque sono in canalizzazione. E quindi a volte poi mi capita che dopo qualche giorno o la sera stessa mi scriviate, non mi ricordo cosa mi avevi consigliato, e per me diventa difficile perché dopo canalizzato elimino, perché siete in tante e quindi è giusto così. Buonasera Pina. Anna dice: io ti chiedo un cristallo per uno scompenso fisico a livello del primo chakra. Allora, Anna, me ne arrivano due. E mi arriva una tormalina nera e un'agata dendrica. Non entro molto nei dettagli, ok, ma mi parla di equilibrio e purificazione. Queste due pietre insieme mi parlano anche della caduta dei veli, se posso permettermi, anche a livello sessuale. Proprio qui stiamo lavorando sulla sessualità, anche se al primo chakra stiamo lavorando proprio lì. Addirittura, e non voglio entrare, ripeto, troppo nel personale, ma proprio anche nelle parti intime. Allora, invece, Mari dice: vorrei sistemare il rapporto con mio figlio Giovanni. Allora, Mari, me ne arrivano due e mi arriva una corniola e una pietra di luna. E ciò che mi raccontano, ok, è il tuo sostegno emotivo in quanto donna, in quanto madre, ma anche lasciare andare che non significa dimenticare, ma significa anche un pochino staccare la spina e aspettare che a volte siano gli altri a cercarci. Accoglienti sì, ma non troppo, anche se sono i nostri figli. Allora, poi vediamo. Crispy, Carmen, chiedo un consiglio sull'amore. Allora, mi arrivano
due pietre e mi arriva un'agata blu e un'avventurina e una mail. Scusate. Mi raccontano che è tempo della verità del cuore, che è tempo, scusate, di regolare i rapporti d'amore attraverso l'amore e non attraverso la tecnicità del rapporto. Vediamo se riesco a spiegarmi meglio. Segui più l'istinto delle emozioni che la logica della tua testa. Abbi più un giudizio emotivo che tecnico. Spero tu abbia capito cosa intendo. Allora, Stefano, è Natale in solitudine, ma sento che non sono da solo e arriverà un anno che inizierà ciò che era fermo e bloccato. Se c'è un messaggio dai cristalli per sostenermi nel 2023, allora vediamo i cristalli che ti possono venire in sostegno. Allora, sono due anche per te e sono una mocaite di tonalità rossa e una zoisite rubino. Che se non sbaglio, Stefano, la zoisite è una pietra che ti esce spesso, se non erro, eh? E questo mi racconta che la tua fede, la tua fiducia, il tuo sostegno nel cuore lo otterrai quando avrai completato la risoluzione delle antiche ferite del cuore, ma quelle legate alle tue radici, quindi alla tua famiglia. Io non so o non ricordo se tu hai magari un lutto che ancora devi in fondo smaltire, no? E queste ti possono sostenere in questo. Allora, Claudia invece dice, in questo momento prendere la decisione giusta e essere più decisa nell'affrontare la situazione da risolvere. Ok? Ah, ok, mi arriva una sodalite grezza e mi parla fortemente del chakra gola. E credo che questa soluzione arrivi solo attraverso la parola. Non arriverà se tu non esprimi ciò che desideri, in maniera però chiara e senza compromessi. Quindi sodalite grezza. Rita. Una pietra che può aiutarti a purificare il corpo che ha tanti dolori. Allora, sai cosa mi arriva, Rita? Mi arrivano due pietre molto potenti perché mi arriva una labradorite blu-gray che mi parla del filtro della parola e un capel di Venere. Quindi in realtà ciò che a me arriva, e poi correggimi se sbaglio, vedi se ti risuona, è come se tu avessi tanta, troppa energia compressa che non riesce a sfociare e ad uscire. Quindi non so perché mi arriva questa cosa, cerca di muoverti, cerca il contatto con la madre terra, cerca anche di scaricarla perché è davvero tanta. Allora Dea dice nulla, sto profumo non va via, è qui. Bene. Meri cuori. Vediamo Cinzia. Allora, io devo equilibrare lo yin e lo yang. Cosa mi consigli? Grazie.
Mi arrivano tre cristalli molto forti e insieme sono una ricetta bomba. Credo forse sia la prima volta che mi capita. Ossidiana nera, occhio di falco e sungite. In realtà credo che il tuo equilibrio arrivi dal radicamento. Quindi per ottenere un riequilibrio lavora tanto, tanto, tanto sul radicamento, perché che arrivino tre pietre del genere significa che in questo momento sei molto troppo su. Lavora sul radicamento, lavora attraverso la madre terra, cammina a piedi scalzi, lavora tanto, tanto, tanto sul tuo primo chakra. Poi abbiamo Pina Mangiapane che dice: vorrei riuscire a dire di no e sentirmi più libera da condizionamenti. Ah. Tre cristalli arrivano e arriva un'Angelite, una Celestina e una Florite burattata. Questo è una ricetta che collega tantissimo alle energie sottili degli angeli, ok? È come se ti dicessero affidati a noi e in questo modo riuscirai a fare ordine e riuscirai a metterti come priorità e dire no. Grazie a te Claudia, buonasera Roberta. Rita dice verissimo, proprio così. Grazie Rita. Allora, Donatella invece chiede un cristallo per sentire il suo angelo custode. Allora, me ne arrivano due. E mi arriva un epidolite e un diaspro rosso. In questa ricetta mi arriva davvero tanto la confusione mentale e la sfiducia. Quindi per te può essere semplicissimo se abbandoni l'idea di volerli sentire a tutti i costi, perché in quel modo attivi il tuo mentale, devo sentire, devo percepire, devo capire, no. Per comprendere, affidati semplicemente, non pensare a nulla e lascia che sia. Mariangela Pampalone, ciao, io vorrei tenere lontano le negatività, grazie. Allora, per te mi arrivano due pietre che non sono di protezione, non sono antinegatività, anzi, ma è meraviglioso come loro siano intelligenti. A volte per tenere lontano il negativo dobbiamo entrare in super positivo. Quindi può essere che le tue frequenze in questo momento, per necessità di vita o per stanchezza, o per questioni che accadono, si siano leggermente abbassate. Arriva per te un quarzo latte e un capel di Venere. Questo mi indica che portando grande luce dentro comincerai a vibrare in una frequenza talmente alta per la quale difficilmente qualche cosa di negativo può agganciarti. È come se ci fa si facesse proprio uno scudo dorato. Ciao Anna! Maria Agnese Guarino, qualcosa per migliorare la mia spiritualità. Mi arriva un ametrino che è ametista e citrino. Significa che con questa pietra ti può sostenere tanto l'apertura del terzo occhio e
ti porta molta gioia. È come se la chiave fosse: mi affido alla mia visione con gioia. Quindi è praticamente una ricetta di liberazione del mentale, ok, e dalle aspettative e di accoglienza gioiosa. Cinzia dice: grazie mille Emanuela, seguirò i tuoi consigli. Grazie a te Cinzia, grazie, grazie Pina, grazie Rita. Selene Di Caro: non avere paura, avere più fiducia in me stessa. Oh, arrivano tre pietre per te e sono un'agata muschiata che richiama proprio la protezione del cuore. Quindi io credo e percepisco che le tue paure arrivino da delusioni, tradimenti, non parlo di tradimenti dei fidanzati, nel senso magari ci fidiamo tanto e ci affidiamo tanto a una persona e poi magari invece scopriamo che ci sta voltando le spalle, no? Poi arriva un diaspro oceano che è legatissimo ad Atlantide, ok? E una labradorite blu-gray anche per te. Questo mi racconta che è arrivato il momento di esprimere a te stessa davvero ciò che vuoi, perché la paura rappresenta anche un po' quello che percepisco è che rappresenta un po' la paura dell'ignoto, e in realtà è come se fossi talmente sconsolata, talmente spaesata, che non sai nemmeno tu cosa vorresti per te in questo momento. Grazie a te, Donatella. Allora, Stefano invece: ho mia madre che è morta un anno e mezzo fa, ma so che è con me, lei era l'anima di cuore e so che mi sostiene ed è vicino a me, ho voglia di vivere. Ho l'ultimo anno di lavoro e vorrei iniziare a finire il progetto casa, chiamato Casa degli Angeli. La successione con i fratelli mi ha bloccato il progetto e sento che arriverà una compagna dello stesso sentire e sento la mia forza dentro di me che sta uscendo attraverso il cuore. Bellissimo Stefano quello che dici e sicuramente vedrai che lavorando sempre di più il lutto della mamma, anche se comunque sai che è presente, no? E riconoscendo che la mamma è lì, ma comunque ormai nell'oltre, perché vedi, tu scrivi, lei era l'anima di cuore, ok? Però il cerchio con mamma, sotto quel punto di vista, si è chiuso. Quindi per aprire a una nuova anima di cuore, magari sarebbe bello prendere consapevolezza del fatto che c'è sempre. E ti ha donato e che rimarrà sempre nel tuo cuore, ma apri la porta a una nuova anima di cuore. Grazie Mariangela. Mariangela, scusami, non me lo ricordo più, quindi ti consiglio poi di andare a riprenderti. Guarda il minutaggio della diretta e magari vai a riprendertelo. Perché scusami, ah no, ok, forse ricordo. Quarzo latte e capelli di Venere, scusami. Ciao Maria Grazia e grazie a te Selene. Allora, mancano 5 minuti, se avete qualche altra domanda, io sarò felice di rispondervi. Anche curiosità va benissimo. Ah, tra l'altro, Dea forse mi aveva chiesto qualcosa inizio diretta che le ho detto che poi le avrei risposto. E se Dea sei ancora con noi, se puoi riportarmi la domanda, se non ti ho già risposto, sarò felice di risponderti. Nel frattempo controllo
mi sono persa qualche messaggio. Sì, esatto, capelli di Venere o quarzo rutilato. Maria Grazia dice: gli elisir sono meravigliosi, volevo dirlo. Grazie, Maria Grazia. Ah, ok. Dea dice: sì, riguarda al lavoro, sono giù. Volevo chiederti se le pietre scheggiate hanno lo stesso effetto. Guarda, non vorrei dire, ma a volte hanno anche un effetto maggiore, a meno che però non abbiano finito il loro percorso. Selene Di Caro tagga Veronica Messina, ma non saprei. Non so. Quindi mancano davvero. Ok. Maria Grazia dice: riguarderò in differita. Scusa per essere arrivata in ritardo. Allora, a parte che non devi chiedermi scusa, ci mancherebbe. E ti consiglio però di riguardarla, e soprattutto all'inizio, perché abbiamo fatto una meditazione molto molto bella. E secondo me ti può aiutare. E se te la fai prima di andare a letto è perfetta. Ok. Allora, io non vedo più domande. Sono le 22:27 e quindi mi terrei questi 2 minuti per salutarvi, per ringraziarvi. Ah. Scusami, Dea, sono scheggiate ma in vendita in negozio. Non entro in merito in questo, perché a volte capita, no, che le pietre siano imperfette, ma se sono scheggiate e rotte, boh, non lo so. Oh, mi scappate. Ah, le svendono. Mamma, io ti consiglio di non acquistarle. Ok, Daisy De Cairo, la tristezza che a volte mi incombe. Questa domanda viene fatta per mia sorella. Fammi capire, Selene, scusami, lei sta chiedendo un cristallo per la tristezza o lo stai chiedendo tu per lei? Giusto per capire, eh? Intanto saluto Stefano, grazie a te Rita, grazie. Maria Grazia dice: caspita, mi sono persa la tua meditazione. Ok, la farò assolutamente. Buona serata a te. Oh, guarda chi c'è. Ciao Vincenzo. Grazie Mari. Io aspetto ancora qualche minuto. Se Selene mi risponde, così almeno portiamo un messaggio anche alla sorella. Grazie a te, Dea. Manca questa domanda. No, la domanda l'ho letta, Selene, devo solo capire. Ciao Vale! Devo solo capire se tu stai facendo questa domanda per tua sorella o se tua sorella ti sta chiedendo una pietra per questa sua problematica di questo momento. Solo questo voglio capire. Arriva da te per lei? O è lei che direttamente chiede questa cosa? Solo questo ti chiedo. Ok, perfetto, Selene, grazie. Quindi tua sorella chiede la tristezza che incombe. Allora, mi arrivano 3 pietre per lei. Oh, ma siete meravigliose, sentite il profumo a distanza, siete fantastiche, avete i canali super aperti. Comunque vi dico che è una cosa che mi capita spesso, che mi dicano che sentono un profumo e non sanno da dove arriva. Allora, Selene, una fucsite, una mazzonite e un'olite bianca. Questo mi racconta che la sua pace può arrivare, o meglio, questa tristezza se ne può andare nel momento in cui
Lei deciderà di riprendere in mano la sua vita come piace a lei, quando deciderà di aprire quella gabbia dorata. Rita, scrivimi pure in privato se vuoi. Mi mandi un messaggio su Messenger che poi io ti passo il mio numero di cellulare e ci organizziamo. Quindi io sono le 22:31, vi ringrazio tanto per essere stati con me e ci vediamo domani sera. Domani sera sarà una serata fantasticissima. E spero rimaniate con noi. Anto dice: mi è arrivata un'amica a trovare, sono arrivata in ritardo, ma recupero subito dopo. Buonanotte. Grazie Rita. Quindi ci vediamo domani. Tra l'altro, io adesso non ricordo il nome, ma oggi su questa pagina è stata postata una meditazione per il solstizio e c'è anche l'orario. Che potete farla e credo sia tra una decina di minuti se non erro, quindi andate a vederla, cercatevela, se vi fa piacere fatela e ci vediamo domani. Domani sarà una serata bellissima con un sacco di sorprese e saremo in tantissimi. A presto e buonanotte a tutti.